accaduto è successo a 20.5 miglia dalla costa, cioè all'interno della zona contigua dell'India. Attenzione quindi si tratta di un presunto incidente, perché ancora dopo un anno non abbiamo nessuna prova da parte indiana, nessun processo ci ha fornito dimostrazione delle prove di colpevolezza, quindi il presunto incidente è accaduto al di fuori delle acque territoriali all'interno della zona contigua che è sottoposta al regime delle acque internazionali. Ma attenzione, come dicevo, perché nella zona contigua lo Stato potrebbe intervenire solo se ci fosse stata un'azione di contrabbando oppure di immigrazione illegale oppure di violazione delle leggi sanitarie o fiscali. Qui invece si tratterebbe di un presunto fatto delittuoso, di sangue in sostanza, di un accadimento particolare. Quindi la giurisdizione dello Stato costiero, secondo la Convenzione del diritto del mare, è esclusa in questa zona particolare, tra le 12 e le 24 miglia. Sono stati tratti in inganno, perché una nave mercantile non può subire una modifica della sua rotta se non col consenso dello Stato di bandiera. Cosa vuol dire? Vuol dire che se si incontra un mercantile su cui si hanno dei sospetti, questo mercantile può essere indotto e costretto a cambiare rotta soltanto se dà il consenso allo Stato di bandiera, oppure facendo un'azione coercitiva usando la forza.